Mio figlio, che era piccolo allora, non so il motivo, che lo vedeva sempre in borghese a questo Guido Paoliglie, ha chiesto di fare il poliziotto pure lui, nella polizia. Però a me le domande me le hanno portato un certo Rocco Sena, dietro quel maresciallo che io ho conosciuto. E quindi... Signor Agostino, questo non mi interessa, diciamo, noi volevamo che lei parlasse del vostro rapporto con il Paolilli. Il nostro rapporto con Paolilli. Capisco che è un tasto piuttosto doloroso per voi, però è importante per questo processo. Sì. Allora, il rapporto con Paolilli, a me mi piaceva da fare il campeggio libero. Campeggio libero che aveva una tenda grande e andavo a posizionarmi vicino Carine, Capace, lungomare Capace, dove c'era un campeggio libero e stavamo, io stavo montando questa tenda per la prima volta. Onestamente non mi riuscivo bene a montarla. Questo che mi guardava, questo Paolilli, si presta, dice ci do una mano io, compro, va bene. Mi ha dato una mano per montare la tenda. E così abbiamo preso, mi diceva che c'era sua moglie, pure in una tenda canadese, e due figlie maschi, Paolilli. E da allora è nata un'amicizia con questa, con la familiare, diciamo. Sì, è nata un'amicizia che praticamente ci frequentavamo, poi loro venivano a casa mia, io andavo a casa di loro, un'amicizia normale, come cordiale, eccetera, eccetera. E Nino che rapporti aveva? Nino, suo figlio Nino, che rapporti aveva con Paolilli? Nino con Paolilli, che praticamente... Nino sapeva pescare bene, che andava a mare a pescare subacqua, in apnea, e Paolilli invece era di meno. Quando c'era che Nino prendeva polpe, prendeva qualsiasi cosa, che prendeva, ci mangiavamo assieme a mare, facevamo la cena assieme. E quindi c'era un rapporto, amicizia, un rapporto come si chiama, poi lui durante l'inverno mi veniva a trovare a Ferrero ogni tanto, noi ci scambiavamo i pranzi una volta da lui, una volta da me, amicizia. Questo, diciamo, fino a quando il Paolilli lavorò a Palermo o anche dopo, quando tornava a Palermo, pur non lavorando più qua, diciamo così, in maniera... Il Paolilli una volta, sua moglie e lui, dice io devo essere trasferito da qui da Palermo. E essere trasferito significava imballaggio della roba che aveva, eccetera, eccetera. Siccome io avevo la disponibilità di favorirci i cartoni, favorirci come si chiama, per poter imballare, gli ho detto non ti preoccupare, ti faccio io, o come si chiama, ti do l'imballaggio, ti do i cartoni e quant'altro. E così abbiamo fatto, ci siamo adoperati, loro hanno imballato tutto. Quindi vi incontravate anche quando lui non stava più qua in Sicilia, diciamo così, esatto, dal punto di vista lavorativo quantomeno. Esatto, sì. Alcune volte venivo a casa, dormivo a casa, a casa mia, che allora abitavamo a Cocca di Palco, e sua moglie veniva pure, sua moglie, quando lui veniva qua, io, ma non so che cosa veniva a fare, e quant'altro. Eravamo sempre amici, sempre come si chiama. Senta, dopo l'omicidio di suo figlio e di sua nuora, Paolilli vi frequentò? Sì, dopo l'omicidio di mio figlio vedo arrivare a Paolilli,
Dopo quanto tempo stiamo parlando? Alle domani mattina. Ah. E quando io vedo a lui, vedo come un parente, una volta dietro l'amicizia che avevamo, ci dico: Guido, ti raccomando, vedo un po' di scovare chi è, per quale motivo è stato ucciso Nino. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E l'hanno assegnato a Paolillo per fare indagine pure lui. Non so se lui ha fatto pure perquisizione a casa, quello che ha fatto e quello non ha fatto, io questo non lo seguivo, perché io intendo a rimanere dentro. Quindi inizialmente la presenza di Paolilli per voi era un motivo di conforto, diciamo. Esatto, ecco. Esatto, perché c'è un momento in cui invece c'è una specie di rottura tra di voi, che cosa succede? Succede che mentre eravamo raccolti tutta la famiglia a casa mia dopo il funerale, c'era anche la moglie, c'era lui che faceva indagine e quant'altro. Un giorno viene, dice: io da domani non faccio più parte di queste indagini. E Paolo, perché? Dice: ma mi hanno, non mi vogliono più qua a Palermo, mi hanno detto che non c'era più bisogno della mia presenza, e quindi come si chiama. Però io ho da farti vedere 6 biglietti. Dici: l'ho sottratto, non so come. Io disse che l'aveva sottratto, le disse solo che doveva vedere 6 biglietti. Questi, lui mi ha detto che doveva vedere queste, mi doveva far vedere questi 6 biglietti, che a me non facevano comodo, non era piacerevole. Allora io mi volto con lui, ci dico: senta Paolina, se mi fanno piacere o non mi fanno piacere, io li voglio vedere. E poi decido io se sono piacevole o non sono piacevole. Tu fammelo vedere. Va bene, ora, oggi domani. E lui parte e questi biglietti io non l'ho mai visto. Lui non me l'ha fatto vedere mai. Una volta ritorna e viene a casa nostra, che abitavo io già qui in via Carlo del Prete, e dice: sono venuto qui per non dire per telefono che ero qui, che non mi fido del telefono, non mi fido di niente. Non l'ho capito bene, signor. Il Paolille è venuto a trovarci a casa, in via Carlo del Prete. A dire? Perché non volevo telefonare, perché non si fidava di nessuno, neanche del telefono. Ho capito. Se c'era qualche ascolto, c'era come si chiama, quindi lui non si fidava. E che cosa le voleva dire che non poteva dire telefonicamente? Questo io non lo so. Cosa le disse? Niente, che lui era stato mandato via in modo e quant'altro. E allora? Dico questo anche perché lei ha parlato di tutto questo nel verbale del 28 maggio del 94. Sì, che è l'allegato 22 della vostra produzione, sì. Che appunto stavo visionando esattamente in questo momento. Ed ha riferito questa frase che poi aveva già detto, diciamo: si scoprirà qualcosa al più presto e a te non farà piacere. E io gli dico: senza, se mi fa piacere o non mi fa piacere, questo tu me lo devi fare vedere a me, questi biglietti. E lui sempre mi rimandava e non mi faceva vedere. Sì, dico, ma di che cosa si preoccupava? Le chiese qualcosa, le disse qualcosa su come doveva rispondere o lei o sua moglie? Sì, se per caso davano la colpa a Nino sul fallito attentato alla Taura, lui ci dovevamo telefonare e lui ci diceva che come dovevamo rispondere noi su questo fallito attentato alla Daura, se ci davano la colpa a Nino. Le parlò anche dell'omicidio di piazza, dell'agente, non è agente, di piazza Emanuele? E io ho parlato di piazza Emanuele,
che mio figlio una volta eravamo a mare, io solo con un mio nipote, e arriva Nino con questo giovane. Lui sapeva benissimo che io la casetta era piccola, quindi non volevo nessuno, che aveva due figlie femmine a siciliana, quindi lui l'ha capito. E quando questo ragazzo si andò a svestire per mettersi il costume nel bagno, mi fa, dice, papà, questo è un ex poliziotto, è un figlio di un avvocato. Sono andato a pescare, al ritorno questo individuo, senza dirmi come si chiamava e quant'altro, si prende quella che avevano pescato e se ne va. Mio figlio Nino è rimasto lì con me un poco, poi dice, papà, io me ne vado. E lui è partito, forse con un appuntamento, non lo so. Perfetto. Quello che però volevo riuscire a capire, Paolilli in questo cosa c'entra? Cioè, Paolilli le parla di piazza? Paolilli di piazza non me aspetti, mai. Che glielo, perché certo è passato un po' di tempo tutta questa dichiarazione. Allora, lei dopo quel discorso si scoprirà qualcosa di ciò a te non farebbe piacere. Io osservai, volevo sapere la verità, qualunque fosse, Paolilli mi disse che gli erano state fatte delle domande sulla vicenda dell'omicidio di Piazza e che lui aveva detto che mio figlio Nino non conosceva Piazza. Io osservai che una volta, quello che ha detto adesso, che una volta mio figlio mi aveva presentato un ex poliziotto, figlio di un avvocato. Paolilli a sua volta disse che qualcuno mentiva affermando qui andiamo a finire tutti in galera. Esatto. Ora se lo ricordo questo. Sì, io mi ricordo benissimo. Se... Quindi volevo capire, era arrabbiato che lei aveva parlato di questa persona, che poteva in qualche modo essere associato a Piazza? Che poteva essere associato, non lo so. Lui si arrabbiò che io ho montato Piazza come un figlio di un avvocato. Che poi abbiamo scoperto che nel 90 Piazza è scomparso, però io nel 90, mentre il giornale davano questa notizia, non ero a casa. Ero a Parigi che mio fratello è stato operato di un tumore a Parigi. Signora Agostino, vuole un attimo che interrompiamo, magari prendo un po' d'acqua e ricominciamo, perché mi sembra un po' affaticato, dico questo, glielo dico io conoscendola. La ringrazio, signore. Con il permesso, se è possibile, presidente. Certo, sospendiamo 5 minuti, avvocato, va bene? Se non ci sono difficoltà, ovviamente io, anche scusatemi signori, prima di sospendere, anche per il proseguo dell'udienza, dico per carità, abbiamo, come dire, fatto l'esame. Non ci sentiamo bene noi, non stiamo parlando. Abbiamo ammesso l'esame con domande e chiarimento. Teniamo presente che appunto. Gran parte, io andavo sfogliando, sono stati prodotti oggi, quindi non li conoscevo ovviamente, ma mano a mano che il signor Agostino parla vado sfogliando i verbali, insomma le informazioni, molte circostanze sono state ripetute, ce ne sono altre, vabbè, per carità, questo lo dico tenendo conto sempre dei verbali acquisiti. 5 minuti di sospensione, così facciamo riprendere il test. Grazie. Accomodatevi, riprendiamo l'udienza. Le parti sono costituite come prima della sospensione, prego il pubblico ministero, può continuare. Sì, presidente, ripensando appunto a quello che è stato detto, io avevo intenzione di fare una, chiamiamola contestazione, sì, diciamo così, che è improprio, essendo stati acquisiti i verbali. Verbale del 5 luglio del 2011, lei ha detto, premetto che ho riconosciuto in una fotografia esibita in una trasmissione televisiva, immediatamente successiva all'arresto di uno dei fratelli Madonia, relativa al periodo... proprio al soggetto arrestato, colui il quale, in compagnia di Faccia da Mostro, era venuto a cercare mio figlio durante il viaggio di nozze. E aggiunge, per quanto ricordi, quella trasmissione televisiva risale al 95-96. Esatto. Quindi lo conferma questo. Sì. Quindi è una trasmissione del 95-96. È verbale del 5 luglio del 2011. Sì. Io ho pochissime domande ancora da farle, prima di tutto relativamente a quello che ebbe a dirle o lei ha saputo che Montalbano abbia detto.
relativamente all'omicidio, Montalbano sarebbe il commissario Montalbano, abbia detto relativamente all'omicidio di suo figlio. Montalbano, siccome io dopo l'omicidio di mio figlio cercavo di sapere qualcosa, di informarmi, quindi andavo in questura, andavo lì dopo che mio figlio prestava servizio. E Montalbano un giorno mi venne a dire che io lo andai a trovare, che lì era andato Falcone, alla camera ardente, e Falcone cercava a Montalbano. Falcone, per quello che mi hanno detto, perché io non lo conoscevo, non sapevo chi era questo Giovanni Falcone, lui davanti alla porta di dove c'erano sistemati i miei figli, dove c'erano sistemati i miei figli con mia nuora, la camera ardente che l'hanno fatto al commissariato di San Lorenzo, va bene, qualcuno abbia a dire: io devo la vita a questi due bari. E da allora io, non conoscendo, non neanche sapendo chi era, non è che questo me l'hanno detto, che avevano ascoltato questa frase. E chi gliel'ha detto? Credo, se non ricordo male, un familiare, se non vado errato, era un mio nipote, che mi abbia detto questa frase. Ma questo glielo dico perché il 27 aprile del 93 lei ha detto che appunto Montalbano avrebbe detto che l'assassinio di suo figlio doveva intendersi come un avvertimento verso entrambi, cioè verso, esatto, Falcone e verso Montalbano. Esatto. Per comprendersi. Verso questo. Falcone e Montalbano. Io poi informando, ovviamente alcune mi davano le notizie, che praticamente Falcone l'ha detto alla mamma, alla madre, a una signora che, se non vado errato, si chiamava Vigilia, una dama di compagnia, una, come si chiama, madre di Falcone. E questa l'ha riferito a un'altra signora che si chiamava... Questa frase che ha detto lei, l'altra frase. L'altra frase, sì. Che doveva la vita a questi due bari. La madre l'ha confidato a questa Vigilia, che adesso non ci sono più, questa Vigilia l'ha confidata un'altra, una gesta l'uomo, Anna, che non ci sono più, neanche loro. E questa me l'ha detto Anna Longo, l'ha riferito non soltanto a me, allora accanto a mia moglie c'erano altri parenti miei là, da questa signora Longo, che qualcuno aveva detto queste cose alla mamma. Montalbano dice che era una frase per lui e per quanto riguarda Montalbano. Addirittura devo precisare che la questura di Palermo non sapeva che ai funerali era presente Falcone e Borsellino. Ma avevano negato anche questo. Che invece risulta dalla registrazione? Della registrazione risulta che Falcone e Borsellino erano lì alla camera. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Lei ha mai conosciuto, e quando, se ce lo può dire, l'ex capo di suo figlio, il commissario Antinoro, quello che è stato commissario fino a marzo del 89, per comprendere? Sì. L'ho conosciuto a questo Antinoro, che non so quale anno con precisione, però immediatamente dopo l'omicidio e quant'altro, avevano fatto una gara di coccarde. Di coccarde? Sì, una gara di queste macchinine piccole a bordo la persona che correvano, e questo si trovò vicino a Bagheria. Ed era intitolato a suo figlio questo? Sì, questo torneo era intitolato a mio figlio.
questo Montalbano che aveva organizzato questa cosa era intitolata a mio figlio Antonino. Questo torneo che hanno fatto. E Antinoro cosa c'entrava con questo? Antinoro ha detto che l'aveva organizzato lui, questa cosa, per fare questo torneo, per fare questa cosa. E così ho conosciuto Antinoro che le cose. Però, e le disse qualcosa in quell'occasione? No, lui mi diceva sempre che io ho saputo che poi, subito dopo l'omicidio di mio figlio, lui con altri sono state trasferite a merito che mio figlio mi diceva che andava a finire tutto nel calderone, che era stato trasferito. E questo non mi diceva, non mi diceva nulla, mi diceva soltanto, io gli posso assicurare che io non so nulla, per nessuna ragione, non so il motivo perché hanno ucciso suo figlio. Non mi diceva mai nulla. Una volta, in una ricorrenza di un anniversario degli uomini, sia di Falcone sia di Borsellino, ci trovavamo alla caserma Lungolo per fare commemorazione. Voi sapete benissimo che io in questa commemorazione sono sempre presente, e c'era anche Montalbano. Montalbano... Allora, aspetti un attimo, perché io volevo che rimanevamo un attimo su Antinoro. Antinoro. Ah, c'era Antinoro. C'era Antinoro, ah. Pure. E che le dici? Antinoro, prima di arrivare nel viale, che poi a sinistra c'è il bar, c'è come si chiama, arrivare là, il signor Agostino dice, si ferma, dice che ci devo dire qualcosa. Siccome io precedentemente avevo chiesto a Antinoro se lui sapeva qualcosa, e lui mi disse, no, non so nulla. Dice, dottor Antinoro, se lei ha qualcosa da dire, vada dove che deve andare e fa questa dichiarazione, a me non mi dica niente. E così non l'ho voluto ascoltare quella volta. Questo glielo ho chiesto io perché lei nel verbale del 29 dicembre del 2015 davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta, lei a pagina 32 ha parlato appunto di un colloquio con Antinoro e lei ha detto che Antinoro le aveva detto, dice guarda che io non c'entro nulla, giuro sui miei figli. Esatto. Quindi lui una volta che mi ha giurato sui suoi figli... Non c'entro nulla, è un po' diverso da quello che ha detto lei, non so nulla. Se lei dica quello che ricorda adesso, pensandoci, perché è un fatto un po' rilevante, diciamo. Lui dice che non c'entra nulla sull'uccisione del mio figlio. Quindi una volta che lui in quella commemorazione mi chiama a parte di dirmi qualcosa, ho detto se lei deve dire qualcosa, vada dove che deve andare e fa questa deposizione. Ho capito. Va bene, io ho terminato. Il mio collega forse deve fare qualche domanda, no? Va bene, allora Presidente, noi abbiamo terminato. Per il resto, chiaramente, ci sono i verbali. Sì,